Oggi 18 ottobre ci troviamo a Montallese, dove appena è stato inaugurato il nuovo impianto sportivo in seguito a una ristrutturazione. Ne parliamo con il sindaco del comune di Chiusi, Luca Ceccobao. 130.000 euro di investimento, al 60% finanziato dalla Regione Toscana, il restante dal nostro bilancio comunale, per ripristinare un'opera dove sono passati i nomi più significativi della storia del ciclismo. Qui hanno corso Magni, Bartali, Moser, l'attuale commissario tecnico della Nazionale Ciclistica Ballerini, e quindi è stata un'opera di riqualificazione che recupera non solo una memoria, ma che diventa una disponibilità per tutta la comunità sportiva provinciale, regionale ed anche oltre, perché questo è l'altro impianto insieme a quello di Siena Acqua Calda che abbiamo in dotazione nella nostra provincia di Siena. Quindi pensiamo di aver fatto un'opera importante per Montallese, per il nostro comune, ma anche per un'ampia comunità sportiva. Questo impianto sportivo, prima ancora di essere inaugurato, è stato teatro di grandi eventi come il Memorial End di Francia a giugno, la festa del volontariato ad agosto, come il Palio dei Rioni nati per l'occasione, e la festa dell'uva a settembre e la festa del ringraziamento a ottobre. Tutte manifestazioni nate dalla collaborazione tra WISP di Montallese e l'associazione Voltamico. Ne parliamo con il presidente Luciano Ceccuzzi. Sì, grazie. Diciamo che sono nate quasi, diciamo, non con un progetto ben definito all'inizio. Diciamo che per prima è nata l'associazione Voltamico, un movimento popolare. Ci siamo resi conto che Montallese sta invecchiando e c'era necessità di creare un'associazione per dedicarsi anche alle persone più deboli, agli anziani in particolare e anche ai giovani, visto quello che vediamo tutti i giorni dalla televisione o dai giornali. Sentiamo anche Loredana Terziani, consigliere del comune di Chiusi. Sì, grazie, buonasera. Io, ecco, brevemente due parole ci tenevo a dire come rappresentanza di questa realtà di Montallese, anche come consigliere comunale, mi sento, ecco, molto unita a questa iniziativa che oggi è risultata veramente con grande successo, soprattutto, ecco, con la collaborazione di tutti quanti, sia l'associazione Volto Amico e la WISP e la presenza del sindaco che oggi è stata qui con noi. Spero che questo, ecco, l'inizio, come tante altre iniziative che possiamo fare e avere ancora nella nostra piccola realtà, che comunque si è molto unita, ha voglia di fare. Io, ecco, sono contenta e mi metto come prima persona per dimostrare, ecco, e dire a tutti che nel nostro piccolo abbiamo cercato di anche oggi di stare tutti insieme come modo di aggregazione, grazie anche a quest'opera che speriamo sia vissuta, insomma, insieme a tutti quanti noi e che possa partire con un augurio particolare. Ringrazio, buonasera. Siamo in compagnia di due organizzatori della festa, Yuri e Walter. Che cosa ne pensate? Ma un evento sicuramente importante per l'intera popolazione di Montallese, ma soprattutto uno dei primi passi per la sinergia tra la WISP Calcio Montallese e l'associazione Voltamico, le due associazioni più rappresentative di Montallese, che grazie proprio a questa unione sono tra i principali protagonisti dell'organizzazione di tutti gli eventi della frazione di Montallese. Sicuramente è stato un bel evento, anche perché ha unito le due associazioni che a Montallese hanno fatto molte cose e che si sono impegnate per far sì che tutto il comune possa usufruirne, sia la pista, il campo sportivo, il campo da calcetto. Tutte queste infrastrutture non fanno altro che far riuscire tutto in maniera buona e qualsiasi evento, dalle feste estive, dalle feste comunali, e fanno sì che tutta la popolazione si ritrovi in molte situazioni. Grazie. Grazie.